Attenzione, noi siamo stati in mezzo alla gente, io questo vorrei dirlo. Io viaggio in seconda classe e non sono durante la campagna elettorale, Floris, mi permetta di Questo è dirlo. vero, lo so Tutto l'anno, io viaggio in seconda classe tutto l'anno. Allora, no, però le però dico se perché lei noi fosse siamo andato da stati. Renzi a dire guarda che sì, ho capito il Job Act, ho capito gli 80 euro, ma la gente sta male, cosa le avrebbe detto Matteo Renzi? Renzi lo sa. Si è pensato di dare un messaggio di fiducia, come abbiamo sempre detto, e di speranza, ma non è che siamo come dire, col prosciutto sugli occhi, come si dice dalle mie parti. Sappiamo benissimo che c'è molta sofferenza sociale e infatti avete visto che gli ultimi provvedimenti, l'ultima legge di bilancio, per esempio, cerca di andare incontro alle famiglie numerose, uno degli elementi della povertà più in vista, no? I dati ISTAT sulla povertà dicono che le famiglie numerose sono quelle più a rischio di povertà. Certo. Quindi abbiamo cercato di fare una serie di provvedimenti, non sono sufficienti evidentemente, c'è una proposta più complessiva, una forza di portarla avanti più complessiva e quindi ne prendiamo Ne atto con molta prendete serietà. atto e mi sembra di capire, ripartite con diciamo, una maggiore umiltà, almeno nell'esporre le proprie condizioni. Invece dalle prime dichiarazioni sembrava di respirare aria di andiamo a vedere, io ho preso il 40%, non sono pochi, 13 milioni di voti. Lei pensa che i 13 milioni di voti a favore del sì siano voti a favore del governo? No, non penso questo. Penso che quei 13 milioni di voti vadano rispettati, esattamente come quelli che hanno votato E no. questo è Cioè, io avrei sicuro. usato lo stesso criterio, per cui vanno rispettati. Molte di queste persone hanno votato pensando che questo cambiamento avrebbe aiutato il paese. Certo. Non è detto che siano voti del PD, diciamo che è un patrimonio che è stato affidato di fiducia a coloro che proponevano la riforma, mettiamola così. Sì. Quindi non sono tra quelli che si esalta per questa, non è una quasi vittoria, è comunque una sconfitta. Quindi, però, allora, abbiamo detto questo, benissimo, adesso però dobbiamo prendere atto che c'è una larga volontà nel Paese di ricominciare da un confronto elettorale, cioè da un confronto che vada in mezzo ai problemi, che faccia vedere le proposte, cosa propone Grillo per la povertà, cosa propone Salvini per l'immigrazione. Ci confrontiamo. È una proposta, io credo, noi dobbiamo irrobustire la proposta di E centrosinistra. allora che succede?